Conti delle società sportive ad Alcamo e raggi X della Guardia di Finanza. Il sindaco annuncia la presentazione di una denuncia alle Fiamme Gialle dopo le polemiche innescate dalla Consulta dello Sport sui contributi concessi ad alcuni eventi e polemica al vetriolo tra il primo cittadino e il presidente della stessa Consulta. Allarme gioco d'azzardo in provincia di Trapani costituisce oramai quasi il 6% del PIL, oltre alla media regionale. Ad Erice si sta attivando uno sportello, ad Alcamo si pensa a disincentivare i locali. Scompare l'ultima cabina telefonica dal borgo di Scopello a Castellammare del Golfo. La Telecom avvisa la smobilitazione, segno dei tempi che cambiano in un territorio dove esiste a livello mondiale il più alto tasso di telefonini pro capite. Tumori, arriva la dieta personalizzata dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Un'equipe di medici ha intrapreso un protocollo di intervento dietologico personalizzato su soggetti affetti da malattie oncologiche. 3 giorni di manifestazioni a partire da domani ad Alcamo per programmare la pianificazione del territorio e in particolare del centro storico. L'iniziativa del comune per coinvolgere tutti gli addetti ai lavori, saranno presentati gli interventi di mobilità sostenibile. Alpa 1 ritorna come sempre puntuale anche per questa nuova edizione. Un ben ritrovati a tutti i telespettatori. Come avete sentito dai titoli, i conti delle società sportive ad Alcamo saranno passati ai raggi X dalla Guardia di Finanza. Il sindaco ha annunciato la presentazione di una denuncia alle Fiamme Gialle dopo le polemiche innescate dalla Consulta dello Sport sui contributi concessi ad alcuni eventi e polemica al vetriolo tra il primo cittadino e il presidente della stessa Consulta. Vediamo il servizio. È guerra dichiarata tra il sindaco di Alcamo Sebastiano Bonventre e la Consulta dello Sport. Dopo l'attacco dei giorni scorsi dell'organismo che rappresenta le società sportive locali, il quale ha denunciato il presunto iter illegittimo da parte dell'amministrazione per il contributo straordinario stanziato alle società dell'Alcamo Calcio per l'organizzazione del secondo memorial presidentissimo Giuseppe Lauria, il primo cittadino annuncia che presenterà una formale denuncia alla Guardia di Finanza per verificare la regolarità contributiva delle società sportive della città. Chiederò alle Fiamme Gialle, sottolinea Bonventre, di accertare quanto effettivamente incassato dalle varie società sportive in relazione alle attività svolte, se ciò è regolarmente dichiarato, e chiederò ancora al Consiglio Comunale di adeguare le tariffe di uso delle strutture in relazione al fatturato. Un durissimo botta e risposta che adesso rischia di avere persino risvolti penali. La presa di posizione del sindaco nasce proprio adesso, a seguito delle rivendicazioni delle stesse società sportive di cui a farsi portavoce è stato per l'appunto il presidente della Consulta Giuseppe Messana, in una nota in cui per l'appunto sosteneva la mancata convocazione dell'organismo da parte del governo cittadino rispetto alla decisione di stanziare il contributo straordinario ad una manifestazione calcistica, sostenendo che il parere doveva essere richiesto tassativamente. Messana aveva lamentato una mancanza di trasparenza da parte dell'amministrazione alcamese e di rispetto verso tutte le società sportive, a cui non è stato stanziato neanche un euro a causa del quasi azzeramento di capitolo di bilancio per contributi sportivi proprio in bilancio da parte del Consiglio Comunale. Sulla legittimità dell'iter aveva assicurato già l'assessore allo sport Stefano Papa, il quale aveva replicato sottolineando che per contributi straordinari non è necessario alcun parere. Ora il sindaco ha deciso di replicare con toni altrettanto duri e, al di là della denuncia formale alla finanza, precisa tutta una serie di aspetti. Il bilancio, evidenzia Bonventre, non lo approva la Giunta ma il Consiglio, che non ha apportato alcuna variazione, azzerando di fatto il capitolo destinato allo sport. Le società sportive che svolgono campionati di rilievo senza attività di lucro non dovrebbero pagare l'uso delle strutture. Da considerare poi che il contributo straordinario concesso alle società di calcio è frutto anche del fatto che questa stessa società si è sostituita per lungo tempo al Comune nella manutenzione della struttura dello stadio Catella. Bonventre conclude la missiva non lesinando critiche proprio nei confronti del presidente della Consulta. Messana adopera linguaggi e termini, si legge, a dir poco irriguardosi, lanciando accuse gratuite e destituite di ogni fondamento. E adesso parliamo di politica. Ci sono voluti quasi 2 mesi, ma alla fine il sindaco di Borgetto, Gioacchino De Luca, è riuscito a superare l'impasse con la sua coalizione da distribuire le deleghe alla nuova giunta nominata lo scorso 11 dicembre. Frizioni che erano sorte all'interno proprio della coalizione per l'accentramento di molti incarichi a Vito Spina, uomo di punta della squadra assessoriale del primo cittadino, la cui linea però alla fine ha avuto la meglio. Non solo è stato riconfermato dopo l'azzeramento, ma ha avuto ancora una volta le deleghe più pesanti a lui
sono andati non solo la tanto contesa vice sindacatura, motivo che ha ritardato la distribuzione delle deleghe, ma anche urbanistica, infrastrutture, edilizia privata e pubblica, servizi a rete, servizi cimiteriali e politiche comunitarie. All'altro assessore confermato dopo l'azzeramento, Giovanni Balsamo, sono andati pubblica istruzione, protezione civile, ambiente e gestione rifiuti, attività produttive, beni confiscati alla mafia e servizi informatici. Per i due assessori new entry queste le deleghe: a Veronica Leo lo sport, turismo, spettacolo e pari opportunità, ad Alessandro Santoro rapporti con il Consiglio Comunale, politiche giovanili, biblioteca, cultura, arredo urbano, verde pubblico, rapporti con i residenti all'estero e con i residenti comunitari. Proseguiamo con la cronaca. Indagini a tamburo battente sulla lettera di minaccia recapitata ieri alla redazione di un giornale online indirizzata al procuratore di Marsala Alberto Di Pisa. È stata aperta un'inchiesta al via un'analisi scientifica della busta e del suo contenuto. Una busta anonima piena di polvere da sparo e con dentro un'altra busta chiusa e con un messaggio di minaccia è arrivata alla redazione di tp24.it indirizzata al direttore Giacomo Di Girolamo. La polvere da sparo non era quindi soltanto per la redazione giornalistica. All'interno infatti c'era un messaggio rivolto al procuratore della Repubblica di Marsala Alberto Di Pisa e agli agenti della Guardia di Finanza che fanno parte della sezione di polizia giudiziaria. Anche la busta più piccola conteneva presumibilmente della polvere da sparo. La lettera con il messaggio scritto con un normografo dall'anonimo contiene minacce a quelli che l'anonimo definisce i caini dei finanzieri della procura. Poi un'eloquente e inquietante conclusione: ne abbiamo tanta, boom! La lettera arrivata alla redazione giornalistica del giornale online tp24.it è stata portata agli uffici di polizia giudiziaria presso la procura di Marsala, che l'hanno posta quindi sotto sequestro. Il materiale sequestrato verrà adesso analizzato ed è partito un'inchiesta. Il procuratore Alberto Di Pisa ha infatti denunciato il fatto alla procura di Caltanissetto e si è detto sereno: è evidente che l'autore non mi conosce affatto, infatti queste minacce non mi fanno alcun effetto, ha detto Di Pisa. Sono tantissime le indagini che stiamo seguendo, ha continuato il procuratore. Non saprei da dove possano arrivare queste minacce. In 40 anni di carriera non avevo mai ricevuto le minacce che ho ricevuto a Marsala. Qualche anno fa il procuratore alla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza erano state inviate per posta dei proiettili. Sono sereno, commenta il direttore del giornale online Giacomo Di Girolamo. Ringrazio coloro che in queste ore hanno mostrato affetto, attenzione o semplicemente hanno alzato un sopracciglio, corrucciato un po' la fronte. Ho ancora molte cose da raccontare e da scrivere su Marsala, Trapani, la Sicilia, le vecchie e nuove mafie e tutto il resto. Lo dico per la prossima occasione. Possono risparmiare francobolli il tempo e la polvere stessa, che a respirarla fa male. Noi qui malmessi, è vero, malconci, anche noi qui tenaci respiriamo ad occhi aperti e schiena dritta libertà. Ha detto anche la sua Ossigeno per l'informazione, l'osservatorio sulla libertà di stampa in Italia. Il commissario straordinario del comune di Marsala, Giovanni Bologna, ha inviato una nota di solidarietà al procuratore e agli agenti della sezione PG della Guardia di Finanza. Sento il dovere a nome della città di Marsala e mio personale di esprimere al procuratore e ai suoi preziosi collaboratori del nucleo di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, sostiene nella nota Bologna, la mia più sentita vicinanza in un momento in cui questa importante e fondamentale componente della nostra società viene presa di mira da ignobili persone che, trincerandosi nell'anonimato, formulano intimidazioni e minacce. La SOAT di Alcamo, l'ufficio agricoltura distaccato della Regione Sicilia, comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande relative all'invito ad una manifestazione di interesse per la selezione di operatori ai fini dell'inserimento nella guida mappa alle aziende multifunzionali della Sicilia, agriturismi, fattoria didattica, turismo rurale, wine resort e altri modi per vivere alla Sicilia. È stato pubblicato, lo ricordiamo, lo scorso 4 dicembre del 2014. La nuova scadenza è prevista per venerdì 20 febbraio. Parliamo dell'allarme gioco d'azzardo. In provincia di Trapani costituisce oramai quasi il 6% del PIL, oltre la media regionale. Ad Erice si sta attivando uno sportello, ad Alcamo si pensa a disincentivare i locali. Vediamo i particolari. Sale sempre di più la paura in provincia di Trapani per il fenomeno della ludopatia, in particolare il gioco d'azzardo a creare una vera e propria dipendenza in una fetta sempre più ampia di popolazione. La provincia trapanese ha una media superiore a quella siciliana di PIL prodotto proprio dal gioco d'azzardo. Da un'indagine nazionale condotta da Data Analysis, istituto di ricerche demoscopiche specializzato nell'area della salute, è la seconda provincia siciliana dopo Palermo ad avere questo dato tra i più alti, 5,88% di prodotto interno lordo.
lordo, con una media regionale che invece si ferma al 5, condizione che sta portando i vari territori a prendere delle necessarie contromisure per arginare un fenomeno che sta assumendo davvero proporzioni insopportabili. A breve sarà attivato ad Erice uno sportello antiusura e contro il gioco d'azzardo, l'iniziativa dell'Osservatorio per la Legalità. Oggi le uniche attività redditizie che aprono in città sono centri scommesse e casinò virtuali, dice l'avvocato Vincenzo Maltese, presidente dell'Osservatorio per la Legalità. Il gioco d'azzardo e l'usura sono fenomeni uniti da un unico comune denominatore, che è la spasmodica ricerca di denaro facile e immediato, complice lo Stato che in questi anni ha stimolato la popolazione a tentare la fortuna con il gioco d'azzardo. Dalle segnalazioni pervenute alla nostra associazione, aggiunge Maltese, possiamo affermare che l'usura in questi anni ha subito un vero e proprio cambiamento che l'ha portata a diventare ancora più pericolosa. L'usuraio moderno è un colletto bianco e ben inserito nella società e intrattiene rapporti con persone di spicco, sfruttando al meglio la sua rete di contatti, ed è quindi facilmente nascosto tra le persone apparentemente per bene. Per tutte queste ragioni è necessario investire sulla cultura della legalità, che passa anche dalla battaglia giornaliera al gioco d'azzardo patologico e all'usura. Ad Alcamo, il presidente del Consiglio Giuseppe Scibilia ha chiesto al Comune di introdurre degli abbattimenti fiscali per quei locali che non installano al proprio interno i videopoker, in modo quindi da favorire la sparizione di questi apparecchi infernali. Allarmante il quadro che viene fuori dalla ricerca di Data Analysis. Il gioco, spiegano i curatori del rapporto, entra nelle vite dei ragazzini in maniera strisciante perché è un'attività ritenuta normale, tollerata e praticata abitualmente in famiglia. Il 50% dei genitori frequenta sale scommesse più o meno frequentemente. In questa situazione non stupisce quindi che il 55% dei ragazzi partecipi ai giochi d'azzardo dei grandi o chieda di farlo. Lo sportello che sorgerà ad Erice in via Giulio Cesare sarà a disposizione di quei cittadini che vorranno avere un consulto o far analizzare la propria situazione debitoria. Commercialisti e psicologi daranno tutto il sostegno necessario a titolo gratuito. Per informazioni basta scrivere a osservatoriolegalitaerice@gmail.com. Analoghe iniziative stanno prendendo piede in altri comuni della provincia trapanese. Scompare l'ultima cabina telefonica dal borgo di Scopello a Castellammare del Golfo. La Telecom avvisa la smobilitazione, segno dei tempi che cambiano, in un territorio dove esiste a livello mondiale il più alto tasso di telefoni pro capite. Piange il telefono perché lei non verrà. Il segno dei tempi che cambiano. Sono scomparsi i vinili, le musicassette, le videocassette, i nastri. Adesso sembra essere arrivato il tempo anche per le care vecchie cabine telefoniche. Oramai trovarne una è diventata una vera e propria impresa. Funzionante poi non ne parliamo. In alcuni paesi addirittura non ce ne sono completamente. In questi giorni toccherà Scopello, il borgo marinaro di Castellammare del Golfo. Qui l'ultima cabina ancora superstite scomparirà il prossimo 16 giugno. L'estate andate a villeggiare all'hotel Riviera, ti piace il mare? Lo ha annunciato la Telecom, che proprio ai lati della cabina ha posto l'avviso in bella evidenza. Sarà smontata il prossimo 16 giugno. In pratica, uno dei territori più affollati del comprensorio nel periodo estivo, dai mesi di giugno sino a settembre inoltrato, dove si arrivano a contare punte di 15.000 o 20.000 tra turisti e residenti, non avrà più un servizio pubblico come quello telefonico. Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi, perché? Piange il telefono. Questo effetto di smissione delle cabine telefoniche oramai va avanti da diversi anni in tutta Italia. Questa volta è toccato al territorio castellammarese. Le cabine vanno quindi in pensione anche a Scopello ed il motivo è anche abbastanza chiaro. Oramai da queste parti c'è uno dei più elevati tassi di penetrazione di cellulari. Secondo Fcom c'è un telefono e mezzo per ogni abitante. Telecom Italia ha avviato l'operazione rimozione e l'ok è arrivato dall'Agico. Ricordati però. Tuttavia, chi vuole salvare la cabina telefonica a Scopello ha ancora un'ultima possibilità. Entro il prossimo 16 di maggio, chi vorrà opporsi potrà rivolgersi all'Agicom via email, scrivendo un messaggio a cabinatelefonica@cert.agicom.it. Magari non tanto perché potrebbe essere utilizzata questa cabina. Salvarla dalla rimozione potrebbe anche avere semplicemente il sapore di un Amarcord, per chi non si rassegna al passare del tempo e all'evoluzione della società. Sei andata via, allora addio.